Mauro, ma va fangula. Questo sentiero credo che sia una scorciatoia poco usata. Il GPS mi dava un altro sentiero molto più lungo. Noi abbiamo deciso di fare questo e vediamo un po' dove ci porta. Finalmente siamo su un sentiero più a misura d'uomo. Quello di prima in mezzo ai rovi non era assolutamente consigliabile. Se magna? Scarafone. Ah, lo scarafone. Pensa che era un mirtillo, invece lo scarafone. Era pancia in su. Ah, ecco, allora. Non lo so. È un po' goffo lo scarafone. Poi andiamo prima al rifugio Pian delle Bosse. A sinistra c'era il sentiero che scende dal monte e porta a Rocca dell'Aia. E qui siamo al parcheggio di Castagnabanca, dove chi vuole può accorciare di un bel po' la salita e lasciare la macchina qui. E qui siamo ormai giunti al rifugio Pian delle Bosse. E qui ragazzi siamo al rifugio Pian delle Bosse. Già da qui questo pianoro qui davanti offre uno spettacolo veramente notevole. Ah, siamo già intervenuti alla spiaggia qui. Allora, questa bella giornata di novembre siamo partiti da Torino per venire in Liguria, provincia di Savona, e siamo partiti da Verzi, un paesino poco sopra la Loano, per raggiungere oggi la cima del Monte Carmo. Qui a metà strada c'è questo rifugio che nei weekend è sempre aperto tutto l'anno, tranne il mese di febbraio, mi pare. Tra l'altro si mangia molto bene. Oggi non so se gusteremo la cucina perché ci aspetta ancora la camminata fino al monte. E quindi andiamo a vederci il panorama da sopra. E tu mangi? Niente magnata del sole. Dopo. E adesso qui dal retro del rifugio partono due sentieri, cambe due portano in cima al Monte Carmo.
Noi all'andata faremo quello di Cresta. Abbiamo finalmente guadagnato la cresta. Pronti per la discesa. Ok, torniamo per il gioco di Giustenice e facciamo un altro anello che ci congiunge poi al rifugio. Questa parte del sentiero che scende dal gioco di Giustenice è tutta in ombra, avendo piovuto fino a ieri è un po' bagnaticcio, comunque non ci sono enormi difficoltà. Ed eccoci di nuovo al nostro bel rifugio. Poi sai, secondo me tanto mi fa più che se il focalcino al rifugio ci vuole, Buono. Molto buono. Sì. Sentite come scrocchia. A tisana. Bionda, bionda. Bionda come... Stesso colore, quella è bionda. Angelo. E questa bionda artigianale. Ne senti sempre? Calda, calda. Una pasta e una polenta con formaggio. Fantastico, c'è anche dei miei occhi. Bene, dopo la birretta e il focaccione ci possiamo anche incamminare.
forse riusciamo ad arrivare giù prima che faccia buio, che le giornate cominciano a essere un po' corte. Qui ci sarebbe stato anche un piccolo parcheggio, ma completamente pieno anche in piazza Sottaverzi in centro e per via della gara di trail, e quindi andiamo a riprenderci la macchina praticamente a Loano. Ecco qua. Allora, non ci siamo fermati a mangiare il pesce al mare perché era troppo presto, però arrivati a casa in chiusura il pizzone ce lo facciamo lo stesso. Guardate qua che pizza, eh! Ah, buon appetito! Buon appetito! Ecco qua, mitica pizzeria da Ivo. La prossima, eh! Vado!